Oggi siamo qua anche per il tempo che comunque ci ha dato un poco di fastidio da stamattina, però tutto sommato adesso è uscito un poco di tempo. Siamo qui a... Siamo a Frigento, sì. Incontrata Cesile via Pelone. E siamo qui a onorare, siamo così contentissimi di avere dopo tanti anni di avere così questo Gesù nelle nostre campagne e siamo così emozionati. Non posso dire altro perché sono così emozionata. Grazie a tutti quelli che si sono presi l'impegno, che hanno fatto anche la cappella, al comune di Frigento, al sindaco. Un grazie enorme al nostro Don Pietro perché si è impegnato molto in questa cosa. Dopo tanti anni siamo qui a benedire questo nostro Gesù. È tutto questo, grazie a tutti che sono venuti e noi siamo così contenti. Saluto croce santa che portasti il Redentor, gloria lode ognor ti canti, ogni lingua ed ogni cuor. Se vessillo glorioso di Cristo sei salvezza del popol fedel, grumi sangue innocente sul Cristo che ti volle martirio crudel. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor, gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, appeso per noi sulla croce, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, è motivo di grande gioia per noi, comunità frigentina, lodare Dio nel momento in cui una nuova immagine della croce del Signore nostro Gesù Cristo sarà esposta alla pubblica venerazione. Essa ci ricorda che Cristo, eterno Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, segno e sacramento di Dio Padre. Egli ha detto: chi vede me, vede il Padre. Venerando questa immagine, eleviamo lo sguardo a Cristo che vive e regna in eterno con il Padre e lo Spirito Santo. Carissimi, adoriamo dunque l'eterno disegno del Padre che nel mistero della croce ci ha dato il sacramento della sua misericordia. Guardando la croce vediamo il memoriale dell'amore di Cristo per la Chiesa sua sposa. Salutando la croce facciamo memoria di Cristo che mediante il suo sangue ha abbattuto il muro di divisione e di tutte le parti ha fatto l'unico popolo di Dio. Adorando la croce prendiamo coscienza di proclamarci di essere discepoli di Cristo per seguirne gelosamente le orme, carichi della nostra croce quotidiana. Impegniamoci dunque con tutta l'anima a partecipare a questa celebrazione perché il mistero della croce riveli a noi la sua luce radiosa e ci comunichi la sua forza redentrice. Insieme. Adoriamo la tua croce, Signore. Lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia in tutto il mondo.
Pao Padre, che abbiamo gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno rispecchino fedelmente l'uomo celeste. Adoriamo la tua croce, Signore, lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia in tutto il mondo. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce alla nuova Gerusalemme. Adoriamo la tua croce, Signore, lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia di tutto il mondo. Padre di misericordia, il tuo Figlio, prima di passare da questo mondo a te appeso al legno della croce, nel suo sangue ha riconciliato l'umana famiglia. Volgi lo sguardo ai tuoi fedeli che hanno eretto questo segno di salvezza. Fa che ve ne attingano la forza per portare ogni giorno la loro croce e, camminando sulle vie del Vangelo, raggiungano felicemente la meta eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Carissimi, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, dividendo simili agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra. Ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Già nella ammonizione introduttiva e anche adesso ascoltando la lettera di San Paolo, la liturgia e la parola di Dio ci invitano a guardare alla croce, ma non come segno solamente della nostra fede cristiana, non solamente come consolazione per i momenti di sofferenza. Quante volte noi usiamo questo termine, bisogna sopportare o portare la croce. Dobbiamo imparare a guardare alla croce come punto di riferimento per la nostra vita. Non a caso questa piccola cappellina del crocifisso si trova un incrocio di strade, un incrocio di vita quotidiana che deve essere per tutti quanti quelli che passeranno e per i vicini in modo particolare un punto di riferimento. Non solamente un portafortuna della contrada. Non usiamo mai la croce come portafortuna, anche se c'è l'abitudine adesso che le croci si portano addosso come collane, anche come tatuaggi. Però impariamo a guardare alla croce così come dice San Paolo, perché guardando a Cristo dobbiamo assimilare i suoi sentimenti. Supplichiamo con fede il Cristo Salvatore che ci ha redenti con la sua croce e diciamo insieme: per la tua croce salvaci, o Signore. Per la tua croce salvaci, o Signore. Cristo, che ti sei umiliato assumendo la nostra condizione mortale, fa che la tua Chiesa ti segua nella via dell'umiltà e del sacrificio. Tu per la tua croce salvaci, o Signore. Cristo, che fosti obbediente fino alla morte, assumendo la nostra condizione mortale, fa che la tua Chiesa ti segua nella via dell'umiltà e del sacrificio. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, che fosti obbediente fino alla morte di croce, donaci di imitare la tua obbedienza finale. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, che per la tua morte fosti esaltato da Dio e hai ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, fa che i tuoi discepoli perseverino nella fede fino al giorno della tua venuta. Per la tua croce salvaci, Signore.
Cristo, nel cui nome ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra, fa che gli uomini trovino pace e salvezza sotto il tuo giogo soave. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, crocifisso e risorto, che ogni lingua proclama Signore a gloria di Dio Padre, accogli i nostri morti nelle beatitudini del tuo regno. Per la tua croce salvaci, Signore. Seguendo le parole e gli esempi del Cristo umiliato e sofferente, diciamo la preghiera con la quale ci affidiamo alla volontà del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il tuo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ti benediciamo, Signore Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re, venuta l'ora della sua Pasqua, salì volontariamente su quel legno. Ne fece l'altare del sacrificio, la cattedra di verità, il trono della sua gloria. Innalzato da terra, trionfò sull'antico avversario. Avvolto nella porpora del suo sangue, con amore misericordioso, attirò tutti a sé. Aperte le braccia sulla croce, offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita. Impuse la sua forza redentrice nei sacramenti della nuova alleanza. Morendo, rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola. Il chicco di grano che muore nei solchi della terra produce una messe abbondante. Ora ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingono i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana, traggono conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e, forti della sua protezione, percorrono incolumi le strade del mondo, fino a quando tuo Padre li accoglierai nella tua casa, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso Maria Rosaria, visto che è di questa zona ed è pure incinta, è aiutata dal marito se viene, tolgono il telo al crocifisso. Togliete gli spilli. Ti saluto croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Tu nascesti tra le braccia amorose di una Vergine Madre, o Gesù. Tu moristi tra braccia pietose di una croce che data ti fu. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Signore Padre Santo, che nella croce del tuo Figlio hai posto la sorgente e la causa di ogni grazia e benedizione, assisti con amore il tuo popolo che ha eretto questa croce in segno della propria fede.
fa che aderendo costantemente in questa vita al mistero della sua passione e morte, raggiunga la gioia eterna del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Un poco di chiodo non fa male. Giusto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio eterno Padre, che nella croce del suo Figlio ha rivelato l'immensità del suo amore, vi doni la sua benedizione. Amen. Cristo, che morendo sulla croce è divenuto sposo e Signore dell'umanità redenta, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Lo Spirito Santo vi faccia sperimentare la misteriosa potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con la croce del Cristo Signore da portare sempre nel cuore e nella vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Aspetta un attimo. Ah, il sindaco sta qua, prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è una bella giornata per Frigento, non dal punto di vista climatico, ma per quanto riguarda questa inaugurazione che è stata fatta. Io ho la necessità di ringraziare innanzitutto Don Pietro, perché questo crocifisso è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, della comunità montana, ma soprattutto alla collaborazione con la parrocchia, perché per quanto mi riguarda le cose si devono fare insieme. Il comune non può fare da solo, se si collabora si fanno cose positive per la nostra comunità. Devo ringraziare i miei collaboratori, a partire dal vice sindaco. Lo ringrazio per l'impegno, ringrazio l'assessore Calò, l'assessore Cipriano, l'assessore Di Rienzo, che quando era componente della giunta esecutiva della comunità montana ha fatto sì che la comunità montana ci desse una mano per realizzare questa bella, bella struttura, che deve avere la funzione che ci diceva Don Pietro: non è di protezione ma è di riferimento per la nostra comunità, per la comunità frigentina, per la comunità parrocchiale frigentina. Io voglio aggiungere un'altra cosa: non è che amo tantissimo le inaugurazioni, che sono belle, ci vogliono, però io faccio sempre riferimento a un vecchio giornalista che è morto da diversi anni, ma è stato uno dei giornalisti più importanti italiani, Leo Longanesi, che disse più di 70 anni fa che purtroppo l'Italia era il paese delle inaugurazioni, ma non delle manutenzioni. Allora noi dobbiamo prendere l'impegno, noi come amministrazione, voi come comunità, di manutenere questa struttura, di manutenerla, perché quella è la cosa più difficile. Quando faremo la manutenzione non ci sarà tutta questa gente, quindi ci sarà poca gente, ma noi lo dobbiamo fare perché dobbiamo dare dignità a questo luogo, non lo possiamo lasciare abbandonato. L'impegno dell'amministrazione comunale c'è. Io chiedo anche l'impegno dei cittadini di questa zona a darci una mano a tenerla bella così com'è. Questo crocifisso deve essere il nostro riferimento, come ha detto Don Pietro. Grazie a tutti, grazie per essere qui e inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata per la comunità frigentina. Grazie. Questa comunità, anche quando c'era solo il semplice crocifisso vicino al palo, ha tenuto sempre in ordine quest'area. Ovviamente continueremo a farlo. Voglio ringraziarvi per lo stimolo e per il pungolo che sono stati, che ci hanno dato nel corso degli anni per portarci a rifare questa, anzi a farla anche in modo, diciamo, forse più ampia, più fruibile, e spero che sia un elemento centrale della nostra comunità. Grazie a tutti. Allora, siccome già piove abbondantemente, io non voglio allungare il brodo. Tre cose devo dire, quindi aprite bene le orecchie tutti quanti. La prima: in 15 anni che vengo a benedire le vostre case mi ha dato sempre, non dico fastidio, ma pena quel crocifisso attaccato al palo della luce.
Quindi l'idea nacque proprio da questo punto di vista, togliere quel Cristo impalato, lo chiamavo io. E poi ho chiesto informazioni ai vicini e diciamo che la soluzione si è trovata in questa maniera. Seconda cosa, non ti preoccupare che l'acqua non fa male. Quando mi sposto dietro di te che sei più robusto. Quando piove vino ci dobbiamo preoccupare. La seconda cosa, non è stato possibile oggi celebrare la messa. Quanto prima ci organizzeremo per farla, però nel tempo più bella, in primavera, estate, vediamo. Perché i progetti erano altri, nel senso che dovevamo farla a settembre questa inaugurazione, però tra una cosa e l'altra i tempi sono passati. Terza cosa, feste ce ne sono parecchie a Frigento. Bravo. Sagre e sagrette ce ne sono parecchie. In una di contrada. No, assolutamente. Non mi facete venire frulli per la testa, perché sennò me lo vengo a pigliare lo crocifisso. Detto ciò, buon appetito, buona festa a tutti. La croce l'ha fatta Tonino Famiglietti delle ex 3 stelle. Non c'è Tonino, non è presente. Il crocifisso l'ha comprato il parroco, tanto la croce è chi, una croce è me. Non è un problema. Grazie. Buon appetito a tutti, grazie. Thank you.